Uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte, poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo? Ti sto seguendo. I balconcini. La gente ci va a abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio. C'è, esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Ho capito, ma allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, queste fesserie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. La bellezza? Per lei è importante la bellezza, da quella scendeggia tutto il resto. Futuro del mondo. È anche nelle tue mani. Buonasera, ringrazio per la partecipazione e per l'invito. Noi siamo una piccola realtà di Narni, comune di 20.000 abitanti. Narni 360 è un'associazione non profit che nasce da tre ragazzi, appunto narnesi, tre giovani universitari. Il nostro scopo è stato quello fin da subito di rispondere a dei bisogni reali del territorio. Da sempre, soprattutto in questo periodo, ci sono varie problematiche e abbiamo deciso appunto di rimboccarci tra virgolette le maniche e di fare qualcosa di reale. I vari ambiti che abbiamo trattato in poco più di un anno, da quando siamo costituiti, che era a febbraio dell'anno scorso, sono stati sia di promozione del nostro territorio, quindi per quello che concerne l'ambiente, valorizzazione dei beni culturali, dei nostri territori, dei sentieri, sia per quanto riguarda una crescita sociale, ovvero abbiamo partecipato alla riverniciatura, la riqualificazione di un istituto del nostro territorio. Abbiamo aiutato dei ragazzi a riqualificare circa 34 aule, oltre a verniciarle creando anche dei murales per appunto aiutare anche la loro vita scolastica. Durante questo periodo abbiamo fatto anche se con le nostre poche forze, siamo circa 5-6 ragazzi, sempre tutti giovanissimi, io ho 25 anni e lui è il più anziano 26 e tutti gli altri hanno 18, 17, 16 anni. Abbiamo fatto appunto altre iniziative come un concorso fotografico per la promozione del territorio, completamente gratuito. L'anno scorso due giornate autofinanziate grazie a alcuni piccoli sponsor locali di due giornate dell'associazionismo, invitando quello che era la protezione civile con l'unità cinofila, ragazzi con disabilità per la vendita di piccoli oggetti, e siamo riusciti a ricolorare completamente il nostro parco pubblico, il Parco dei Pini, riempendolo appunto con quasi 3.000 persone in due giorni. È stato sinceramente un successo che non ci saremmo mai immaginati. Ecco, questo è il video del nostro ultimo progetto, forse il più grande e il più importante. Più importante perché
fin da subito il nostro obiettivo era quello di riqualificare però insieme, creando una rete con tutti i territori circostanti. Narnia quasi ha 15 frazioni che si estendono per un territorio che è 14esimo, mi sembra, per estensione territoriale a livello di comune italiano. Abbiamo creato questo progetto partendo dal basso, l'abbiamo iniziato da soli e con appunto la collaborazione di alcuni centri civici, associazioni, cittadini, semplici cittadini attivi, creando veramente un lavoro che non ci saremmo mai immaginati di poter portare avanti. E appunto, come dicevo prima, il nostro obiettivo è stato quello di partire dal basso, non basso con accensione negativa, anzi, penso per me personalmente è una delle più grandi cose che possa esserci, quelle dei cittadini che hanno la visione di problemi reali e si mettono in moto per cercare di da soli, con l'aiuto appunto tra di loro, creando una rete, di risponderle. Questo è il mio concetto appunto di partecipazione, una partecipazione di persone che hanno voglia appunto di cambiare il proprio territorio, amano il proprio territorio, lo conoscono, lo vivono e sanno anche quali sono le risposte reali da dare e di cui appunto necessita il loro territorio. Detto questo, appunto, lascio le parole ad Alessandra Agostini, che ha curato nel vivo tutto questo progetto che è Narnia Hiking Ring, che appunto penso fino ad ora è il nostro progetto più grande, sia come partecipazione, come impatto che come lavoro che c'è dietro. Alessandro. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito. L'idea di partenza di questo progetto è stata quella di riunire le 15 frazioni che fanno parte del comune attraverso la costruzione anche fisica di sentieri, di recuperare delle strade, di recuperare anche una storia, le culture, tutto quello che c'è di particolare in ogni frazione, perché ad esempio a distanza di un chilometro c'è una frazione con un'altra che hanno completamente dei modi anche di parlare, di storie diverse. In questo progetto abbiamo creato questa rete di questo sentiero di 153 chilometri che mette in correlazione tutto quanto il comune di Narni, il comune di Odricolo e in pezzo il comune di Amelia. E abbiamo scritto una guida che noi chiamiamo diario di viaggio, ce lo siamo immaginato come se fosse veramente un viaggio che abbiamo fatto in 4 mesi, da giugno a settembre, a ottobre abbiamo fatto la presentazione, in cui descriviamo e raccontiamo tutte quelle che sono le particolarità del nostro territorio, le cose a cui teniamo, a cui vogliamo che devono essere recuperate e che devono essere messe a disposizione di tutti quanti. E ci siamo creati da soli in tre il nostro sito internet, questa guida cartacea che tramite la collaborazione con Pagine Sì siamo riusciti a divulgarla per 200 copie. Stiamo lavorando anche per farla in lingua inglese, in tedesco e diciamo con le sole nostre forze e di qualche aiuto privato che ci ha dato economicamente proprio l'aiuto, che fondamentalmente mancava solo quello. E piano piano stiamo anche cercando di fare tramite la collaborazione con dei tour operator anche dell'incoming per portare la gente in Umbria, portare la gente a Narni, dove fondamentalmente finita l'impianto industriale che c'è adesso non rimane altro, perché non è mai stata una città di cultura, nonostante la festa all'anello, le numerose rievocazioni storiche che ci sono, tutta questa cultura che c'è dietro è sempre lasciata comunque al caso, comunque a quell'evento singolo. Noi stiamo cercando di creare proprio una rete con tutte le associazioni, facendo una fatica veramente immane, di metterle in correlazione, di creare tutte le possibili collaborazioni, eventi, anche recuperare delle zone dove mettere a disposizione uno spazio per promuovere le idee sia ai giovani, alle associazioni, alle scuole. E questo è l'ultimo progetto che speriamo vada in porto tramite un bando regionale che ho finito di fare qualche giorno fa. Abbiamo deciso di riqualificare una zona del Parco dei Pini che adesso è lasciata praticamente all'abbandono e di rimetterla in sesto con un progetto abbastanza semplice, con i pallet riqualificati oppure con del mobilio dal giardino, e dare disponibilità e possibilità a tutti quanti vogliano fare un qualsiasi tipo di evento, presentazione, libri, meeting o anche semplicemente un punto di aggregazione sociale che sarà gestito da noi insieme ad altre associazioni, di dare un punto e anche una rinascita a tutto questo movimento dal basso che stiamo cercando di spingere anche alle scuole, stiamo cercando di coinvolgere i giovani nel modo
più grande possibile. Diciamo, questa è la nostra idea di partecipazione, di movimento dal basso, che poi deve servire anche all'alto per capire quali sono effettivamente i